Si sono travestiti da Minions indossando un berretto giallo, gli occhialoni e la tuta di jeans dei pupazzi del famosissimo film di animazione e hanno trasformato l'entrata di Palazzo Lascaris a Torino in una finta scena del crimine, sorreggendo cartelli e un ampio striscione con scritto "Crimine del secolo: distruggere il clima". E l'ultima azione degli attivisti di Extinction Rebellion, che martedì 25 ottobre sono tornati a manifestare poco prima dell'inizio del Consiglio regionale, a 3 mesi di distanza esatti dall'ultima azione dimostrativa, la più eclatante, quando 2 ragazze si erano arrampicate sulla facciata del palazzo della Regione Piemonte in Piazza Castello, incatenandosi al balcone dell'ufficio del presidente Cirio. Quel giorno la questura di Torino aveva emesso 21 denunce e 15 fogli di via dalla città per chiunque si trovasse in piazza a fare foto o a distribuire volantini. Abbiamo deciso di bloccare l'ingresso del Consiglio regionale perché non è più possibile accettare che un governo regionale possa portare avanti politiche drammaticamente distanti da quello che la comunità scientifica chiede da anni, raccontandosi invece come il governo attento al lavoro e all'economia regionale, afferma Martina, una delle attiviste sedute all'ingresso. Abbiamo 6 anni e 269 giorni, secondo il Climate Global Clock, per impedire l'aumento della temperatura globale di 1,5 gradi. Questo significa che tra incendi, siccità e scioglimento dei ghiacciai, prima ancora di compiere 30 anni, vivrò in un mondo in cui le catastrofi ambientali saranno all'ordine del giorno. E come se non bastasse, a tutto questo si aggiungerà una crisi sociale che aumenterà il divario tra ricchi e poveri. A pagare il prezzo dell'inazione di oggi saranno, come con tutte le ingiustizie, le fasce più deboli. È per questo che oggi siamo qui, durante la seduta del Consiglio regionale, a chiedere con forza che la nostra voce venga ascoltata. Siamo deluse e delusi per il modo in cui la Regione Piemonte ha gestito e continua a gestire l'emergenza climatica. Di fronte a questo tradimento, come cittadine, non possiamo più restare a guardare, ed è questo che chiediamo. Poter partecipare in maniera attiva alle scelte prese per contrastare il crimine del secolo. Alla repressione rispondiamo con ironia. Se la Regione Piemonte e la Questura di Torino fanno i super cattivi, reprimendoci, denunciandoci, notificandoci fogli di via, allora noi saremo i minions che di fronte ai loro soprusi non accetteranno più il loro ruolo di tirapiedi obbedienti. Vogliamo i nostri spazi, vogliamo delle assemblee cittadine dove poter esprimerci e recuperare la nostra voce. Di fronte a chi continua a minimizzare lo stato di emergenza ecoclimatica e denigrare chiunque provi a denunciarlo, non ci resta che l'ironia, afferma Clara. Nel famosissimo film, infatti, i Minions sono sempre in cerca del personaggio più cattivo al mondo per commettere il crimine del secolo. Oggi i Minions sono arrivati qui, alla Regione Piemonte, perché il crimine del secolo viene perpetuato in queste stanze ogni giorno da un governo che ha scelto di abbandonare completamente i suoi cittadini, conclude l'attivista. Da mesi Extinction Rebellion denuncia come gli effetti della crisi ecoclimatica stiano colpendo sempre più il territorio regionale. I Minions hanno aiutato Gru a rubare la Luna. Aiuteranno questa maggioranza a distruggere il clima o si ribelleranno? Si chiedono gli attivisti.